Onorevole Di Pietro, questa sera siamo alla Scuola di Politica di Benvenuti in Italia, si discute dei 20 anni di Tangentopoli. Quanto è cambiato a distanza di 20 anni? Io ho vissuto questi 20 anni in modo diretto, perché ho avuto modo di vedere qual era la Tangentopoli della Prima Repubblica. Sono all'interno dell'istituzione, quindi vedo la Tangentopoli della Seconda Repubblica. Nulla di nuovo sotto il sole, non ci sono due Tangentopoli, ce n'è una sola, con la differenza che quella di oggi si è ingegnerizzata. Quella di ieri era fatta di ladri che facevano i ladri nel modo in cui siamo abituati a vederli, cercavano di fregare, di non farsi scoprire, e se venivano scoperti scappavano. Quelle di oggi fanno lo stesso i ladri, ma nel frattempo si sono fatte le leggi affinché il furto non è più furto. Ma se comunque è ancora furto, rimangono impuniti. E una volta, in ultima istanza, il ladro di una volta faceva il latitante, poi fa il parlamentare, perché lì non si può fare arrestare. Quindi una ingegnerizzazione del sistema e rabbia da parte dell'elettorato, perché nel 92 c'era la primavera, si sperava che qualcosa cambiasse. Adesso c'è della delusione e quindi l'elettorato o si sta rifugiando nella rinuncia, nell'astensione o nella protesta che è l'anticamera appunto della rinuncia ad uno Stato democratico. I partiti riusciranno ad autoregolamentarsi escludendo queste persone, visto che proprio l'elettorato lo vorrebbe, dalle candidature alle prossime elezioni? No, non ci pensa proprio. Non ci pensare proprio, non c'è né una forza morale, né etica, né politica per un autoricambio. Lo si è creduto nel 92, dopo aver scoperto la prima Tangentopoli. Adesso c'è un solo modo per cambiare, quel che stanno facendo i cittadini, appunto, con il voto, non guardando più i simboli, ma guardando le persone e soprattutto quelli che hanno già dato, ma soprattutto già preso, mandandoli a casa e non votando quei partiti che si ostinano a ricandidarli. Col governo tecnico di Monti ci sarà, al di là della legge elettorale, se verrà cambiata o meno, una maggioranza in grado di governare? Il problema non è che se ci possa essere o meno una maggioranza, quello ci sarà per forza, perché la matematica non è un'opinione, è quale maggioranza? Perché questo Parlamento sicuramente metterà in piedi, o manderà la stessa legge elettorale, o metterà in piedi una legge elettorale per autoriconfermarsi alle spalle dei cittadini. Questo è l'appello che io voglio dire ai cittadini. L'errore più grave che si può fare è non andare a votare, perché non andando a votare, non va a votare il voto libero, spontaneo, responsabile, va a votare solo il voto calpestato, ricattato, obbligato, spontaneamente portato alle elezioni o anche venduto, comprato. Insomma, alla fine, non andando a votare, si fa in modo che vengano elette proprio quelle persone per cui non si è andata a votare, perché va solo il voto residuale. Tanto vale allora andare a votare o a un voto, dando un voto a delle persone, a un partito di cui avete visto linearità di comportamenti, anche se poi ci possono essere tutti i partiti, quando ti presenti puoi fare qualche errore, ma almeno la buona fede, la buona volontà, o il voto di protesta, che è un voto nobile anche quello, un voto che serve per mandare a casa anch'esso chi non se ne può più.